Ciao a tutti e bentornati qui con una nuova puntata sulla Northrisage March. Allora, siamo a novembre, in poche parole abbiamo finito di fare un po' di lavori, o meglio dire, ho finito off screen di fare i lavori che avevo iniziato in ottobre, tra cui c'è stata la missione che avevamo sul 76, la missione che avevamo sul 76 nel frattempo l'ho finita, finito qui con Miles, ma questo qualche puntata fa. Adesso quello che c'è rimasto da fare sono due o tre cose, tra cui continuare sul 41. A proposito, andiamo direttamente sul 41, mettiamo in funzione l'aiutante, vediamo un po' dove è arrivato. Direi che possiamo correre un po' avanti, che qui tanto non c'è niente. Vediamo un po' dove era la parte, mi sembra che il primo giro l'avesse finito, forse doveva iniziare il secondo. Andiamoci da qui, così facciamo prima, no, forse andiamo meglio di qui. Tutta questa erba qua, anche questa la metteremo dentro il silos lì del biogas, ma oggi andremo a fare un'altra roba, tanto lui lavora per i fatti suoi. Noi dovremmo fare, allora qui c'è il secondo giro, noi dovremmo fare, per prima cosa mi voglio togliere tutte queste balle che ho qui perché stanno diventando troppi e non me ne faccio niente, cioè tenerli qua è inutile, tanto vale che adesso li, no, qua è tutto a posto, li andiamo a vendere, tanto secondo me la differenza è poca, non è tantissima. Così ci togliamo da davanti sta roba qui. Allora, tu ti metto di nuovo qua, più vicino, tanto devi ricominciare qui. Attiviamo anche questo. E l'erba che andiamo a raccogliere da qui la portiamo lì. Secondo me abbiamo fatto uno o due viaggi. Vediamo quanto pula abbiamo realizzato con il campo 2. Più o meno dovremmo essere quasi intorno al milioncino. Vediamo un po'. Allora, sono 980.000, calcoliamo che forse uno o due viaggi, mettiamo forse un viaggio gliel'abbiamo portato dal campo 41, direi che 950.000 di pula qua gliel'abbiamo portata. Per adesso non compatto più niente, faccio fare 3-4 viaggi al mio amico lì sul 41, però la cosa che andrò a fare io sarebbe questa, che wow, qua è finito l'insilato. Allora, due cose, riempiamo di insilato il nostro biogas. Tu questo ha finito? Benissimo, anche tu hai finito. Questi sono da raccogliere, fammi vedere, erba pronte per essere raccolte, dobbiamo fare anche questo. Ci è venuto fuori anche il 12. Andiamo a raccogliere la prima volta il nostro alfalfa. E quasi quasi possiamo anche tagliarlo. Non adesso, dopo che finisce di farli. Un po' di roba da fare ce l'abbiamo, dai. Ok, allora, io direi che possiamo o dovremmo andare a comprare un altro di questi. Vediamo se c'è qualcosa in offerta. Ah, adesso c'è in offerta, quando mi serviva per combattare. Questo va bene, però il prezzo non è neanche male, ma cosa me ne faccio? 177.000, potrei vendere, però mi potrei togliere 450 cavalli, così pochi. Arriva a 530. Questo cos'era? Ah, solo i colori. Anniversario. Anniversary 450. Arriva a 530. Volevo togliermi il Fendt. Dov'è? Qui? No, qui. Qui, qui. Trattori grandi. Questo ne ha 5.11, sì. Però me lo pagano 100.000, quello con 77.000 prenderei quello e finalmente mi tolgo questo che
un po' mi dà noia perché non lo posso utilizzare e quando lo utilizzo, dove lo utilizzo, mi dà fastidio in certi casi. Beh, adesso ci penso, tanto abbiamo un giorno, non penso che vada via adesso. Questo ancora dura qua, lasciamolo lì un po' dov'è. Allora, volevo andare a comprare un altro cassone come questo. In offerta, quando cerco una cosa, non c'è mai, no. Un raccogli bagaglius, dov'è? Così che possiamo fare anche le altre cose, perché adesso, visto che abbiamo tanti campi, abbiamo bisogno di due di questi. Io direi ne prendiamo due uguali. E questo è quello che abbiamo. Sì, 100.000. Wow, 100.000. Questo quando ce ne va? 50.000. Questo? 44. Non per i soldi, ma volevo provare qualcosa di diverso. Questo 46. Ma no, prendiamolo uguale, tanto non è quello che cambia. Allora, configurazione, mettiamoci questa, copertura sì, le ruote, vediamo se ci sono quelli della BKT, sì, mi piacciono queste, configurazione ruote, va bene. Allora, compra, ok, indietro. Ho bisogno di essere scaricato. Vamo a scaricarti. Che vuoi da me? Devo farlo io? No. Allora, prima che si perde questo coso qui, è vero che adesso dopo andremo a modificare, però prima devo raccoglierla sta roba qua. Il che significa che mi conviene che me la conservo. Io dov'è? 40? Non c'è. Ok, andiamo a farlo. Campo 40. Tanto dopo modificheremo sia il 40 che il 41. Ok. Tu puoi andare benissimo sul... Ah no, voglio andare a comprare anche il campo, ragazzi, perché abbiamo venduto due campi e non mi sembra neanche il caso di non comprarlo un altro campo, no? E volevo prendere quello vicino al biogas, solo che mi sto confondendo qua, non capisco più dove. Ah, qua, il 33, eccolo qua, è quello che volevo comprare. Compriamo il 33. Sì. E sono finiti di nuovo i soldi. Allora, tu vai sul 33. No. 33. Qua ti cancello, qua mi ti faccio, qui ti vado. Allora, il 33 è questo punto qui? Quanto pare sì. Campo 33, sì. Allora, crea lavoro. Sì, qua. Due giri, va bene, ok. Allora tu vai sul 33 e inizi a lavorare. Vai. Ok. Questo l'abbiamo messo in funzione. Dobbiamo... Oh, proprio te cercavo, guarda. Allora, io prima me ne sono dimenticato di riparare questo. Prima di chiudere la puntata ieri sera, diciamo che è ottobre sera, ho dato una lavata, una sistemata a tutti, ho speso un gran bel po' di soldi, però ci voleva. Ci arrivo o no? Faccio un negozio, problemi zero, guarda, tanto devo andare di là. Mi secca spostare questi, mi sa che quel trattore per 70.000 euro mi conviene che lo cambi adesso, perché dopo non lo trovo più. Mi ci vogliono 70.000, però va bene. Tanto adesso li rifacciamo subito perché andremo a vendere e voglio mettere il mio biogas al 50%. Vacca! Direttamente contro cosa? Voglio riempire il mio biogas fino al 50% con le balle che ho, così che è lui fin quando abbiamo... E che cacchio, tutti i pali sono i miei! Se guardo un'altra parte anch'io, va mica bene. Stavo dicendo, vediamo se ce la faccio a finire la frase, sto giro qua. E dopo qua ce la facciamo.
Sì. Ok. Ripara. Indietro. Che stavo dicendo? Ah, voglio riempire il mio biogas al 50% con le balle che ho, e tutta la parte restante delle balle va venduta. Via, via, venduta tutta. Perché così almeno teniamo, abbiamo tutte queste balle in giro che non servono a niente. E così ce le tiriamo via. Allora, dobbiamo andare sul 40. 40, dove sei? 40, 40. Ti attivo subito. No, qua. Cancella il percorso attuale. Perfetto. E vai a scaricare in silo 1. Perfetto. L'alternanza ci dovrebbe essere da prima, siamo ok. E siamo ok. Qui ci metto così, qui ci metto così. Ragazzi, allora lui adesso mi raccoglie il 40. Ok, allora io ho due trattori, due camion più che altro. Solo che fammi andare a vedere una cosa, perché qui ho balle dappertutto, non so neanche come. Allora, queste sono le prime balle, queste devono essere pronte. Pronte anche queste. Aspetta che faccio spostare questo, perché altrimenti. Ok. Queste sono pronte, le ultime sono pronte che ho fatto. Beh, sono pronte tutte. Allora, iniziamo con questi. Questi li vendiamo. E invece quelli che abbiamo di là ce li portiamo, iniziamo a portarli al biogas. Vediamo, è arrivato. Sì, iniziamo a lavorare, vediamo come va. Questo sta andando, perfetto. Ok, allora tu, oh, adesso non mi ricordo come si chiamava il parcheggio qui. Park Isola, ok. Il prezzo buono dov'era? Non mi ricordo. Prezzo buono per l'insilato. T-Handle, va bene. Allora lì dobbiamo parcheggiare, parcheggiare, vendere sopra. Il che significa scarica al centro. Ok, applica. Allora andiamo a caricare qui. Parcheggi isola, vediamo un po' dove sono. Parcheggio, parcheggio, parcheggio isola sud, parcheggio isola sud. Balle, cominciamo con uno. Perché non ce l'ho? Come l'ho chiamato quel coso lì? Aspetta che vada a spegnere sto coso perché mi dà fastidio. Ok, allora qui il punto di vendita è questo che si chiama 20 20 20 mercato bestiame. Ok, cosa carichi? Palle rotonde, vai. Ok, questo è a posto. Andiamo a prenderci il mio camion. Dov'è il camion? Ah, l'avevo lasciato qua. Con questo. Mannaggia, tutti. Oggi, ragazzi, oggi è il giorno dei pali. Li prendo tutti. Questo è il terzo. Oggi è il giorno del palo. Non del palio. Ma del palo. Dopo, quando arriveremo intorno al 9, faremo il campo, raccoglieremo il campo 9 o il campo 10. L'erba che raccolgo da lì la porto tutta dalle pecore. Così riempio anche lì e per un po' le pecore siamo a posto. Ma dove vai? Va bene, vai di là. Che io mi parcheggio con questo. A proposito, qua dobbiamo tornare a impostare un po' i parcheggi, perché questo si era spostato anche lui. Non so come mai si spostano i parcheggi. Boh.
Allora, vediamo un po' che parcheggio hai tu salvato. Park 07. Fermati. Park 07, era lo 5, lo 5 però, lo parcheggio 5, era il parcheggio 5 una volta, perché sei andata sul 7? Torniamo a mettergli 5, parcheggi 5, perché così almeno ce li ho lì in ordine, ok. Allora, questo torniamo a tirarlo via, tanto non mi serve, parcheggio 5, lo parcheggio qui e mi prendo il coso con le balls. Lì a fianco, prima o dopo ci andrò a mettere quella con la cisterna per l'acqua. Compreremo anche qualche camion in più, perché ci servirà probabilmente un altro camion, ma per adesso va bene così. Ok. Allora, quello per le balle. Bene, rotoballe. E andremo a prendere, anzi no, mi voglio togliere questi qua, perché questi qua sono quelli che non hanno, diciamo che, la possibilità di essere utilizzati con autodrive, no? Ehi. Questi sono gli ultimi, anche questi. Questi qua me li dovrò fare io a mano, perché non ho la possibilità di utilizzare CoursePlay, cioè autodrive. Allora, come si apriva sto coso? Apri lato tenda. C'è una balla dentro. Ah, ok. Beh, allora chiudi. No, chiudi. E ci metto un quarto d'ora. Certo, se dovessimo chiuderlo a mano ci metterebbe anche di più, ma potevo andare anche di qua. E con questa scusa, mentre andiamo verso il nostro biogas, diamo un'occhiata anche agli aiutanti, vediamo un po' cosa fanno. Se hanno bisogno che compattiamo un po' lì. Non lo compatto io a mano, perché cioè non lo compatto meccanicamente, perché per adesso non c'è bisogno, tanto loro devono scaricare. Dopo che facciamo 3-4 scarichi a ciascuno, diamo una compattata. Allora, 99.000, un po' di roba dovrebbe venire fuori, vediamo un po'. Voglio vedere una cosa qui, come è messo il nostro composter. Ma c'è ancora della roba? Sì, sta lavorando. Quanto compost abbiamo fatto? 48.000. C'è ancora 200.000 d'erba, che significa che siamo a posto. Qui cosa avevo piazzato io? L'orzo, ma questo ancora un po' di tempo ci vuole. Che questo ancora un po' di tempo ci vorrà. Ok, allora andiamo a vendere, cioè andiamo a scaricare. Ma quello a proposito ha caricato? Diamogli un'occhiata, perché non vorrei che sciopera. Il man sta ancora, secondo me, andando. Allora, lato scarico. No, qua. Benissimo, vediamo qua come si è messi. Sono venuti già a scaricare un paio di volte. Abbiamo superato il milione. Alla grande! Alla grande! Allora, diamo un'occhiata veloce a tutti, soprattutto al mio camion, perché è col. Ecca qua! Cacchio ci fai lì, ciccio! Non ho capito perché te ne vuoi andare di là. Dai, vieni fuori. No, vieni fuori. Non devi andare a lavare il trattore, perché l'avevo lavato io prima. Ma
che l'avevo lavato io prima. Allora, se non sbaglio, il primo punto è di là. Infatti per quello voglio modificarlo, perché così ogni volta mi dà dei problemi. Invece uniremo quel campo lì, cioè questo pezzo qua lo andremo a dividere qua, e unirò questo pezzo qua al 41 e il 44, il 40 lo farò in modo diverso. Allora, il tuo inizio dovrebbe essere qui da una parte, fammi vedere dov'è. Adesso non mi ricordo di preciso, ma dovrebbe essere qui, no? Sì. Ok, tiriamo via questo. Qua è attivato, perfetto. Boh, lui comincia a lavorare. Benissimo. Oh, ha caricato. Benissimo. È vicino al primo scarico? Beh, gli manca poco. Vediamo se funziona solo il primo scarico. E dopo... quasi quasi, però nel frattempo... potrei mandare il mio trattore qui, camion. Vediamo un po' un punto qua vicino. Diesel workshop. Mandiamolo qua. E allora, base. Dov'è diesel workshop adesso? No, è produzioni. Boh. Vabbè, sapete che vi dico, intanto lo mando verso il lavaggio, officina, sì, tanto. Tu vai lì, che nel frattempo do un'occhiata, dov'era? No, l'ho perso, è di qua? Era di qua. Ok, andiamo un'occhiata a lui, vediamo se funziona bene, come l'abbiamo impostato. Se funziona bene, direi che posso tornare benissimo qua al mio camion e continuare a scaricare. Qui è sempre un po' più lentino, ma intanto dobbiamo aspettare che faccia la sua strada. Allora, se non no, ma io ci ho scaricato diverse volte, qui dovrebbe funzionare benissimo. Ho parlato troppo forte, eh? Perché non vai indietro? Ho parlato troppo forte e troppo presto. Cioè, mi fai capire perché non vai indietro? Ho parlato troppo presto. Funzionava fino a qualche tempo fa, perché adesso non funziona più. Allora, qua c'è no. Allora, togliamo questo, mettiamo questo qua, perché ho notato che a volte il problema è che se lo mettiamo all'ultimo punto a volte non funziona bene. Metto un pelo più avanti così, questo lo mettiamo così, tanto dobbiamo metterlo così, va bene. Ok, allora proviamo di nuovo. Perché mi fa sta cosa, però non lo so. Funzionava prima. A volte è il millimetro che ti frega. Dai, allora vediamo.
Adesso marcia indietro, per favore. Ma perché? Perché? Perché mi fa sta roba? Cioè, è assurdo, funzionava. Riconosce anche il punto, perché altrimenti non... ci sarà, io non vorrei dire, ma forse qualche problemino qui, da qualche parte. Possibile? Non voglio andare in là perché voglio... voglio provare perché non funziona. È molto strana sta cosa qua. Aspetta, forse non è venuto perché. Eccolo. Forse l'ho applicata. Ok. Torniamo a provarlo, vediamo se è vero che è questo. Altrimenti non saprei da cosa possa dipendere sta cosa qua. Perché, ragazzi, cioè, funzionava prima, non è che ci ho fatto chissà che cosa. Dai, arriva lì e marcia indietro, please. Ah, risolto il problema. A volte il rilevamento della collisione non è il massimo, dà un po' di fastidi. In questo caso ha dato molto fastidio. Vediamo un po' se scarica. Dovrebbe scaricare, dovrebbe funzionare. E quelli? Perché no? Ma adesso secondo me lo vende nel momento in cui andiamo via. Vediamo. Andiamo a una marcia più veloce. Sì, l'ha venduto adesso. Ok, ragazzi, funziona. Vediamo un po'. Allora, tu vai lì, io nel frattempo il mio camion sì, è arrivato di sicuro perché non, devo togliere questi qua da qui, non Class Lexon, devo far questo, li devo togliere, sì, però non adesso, magari li tolgo dopo. Allora, vediamo un po', vuoto, sì, aprire ci mette un secondo, oddio no, un po' di più. A chiudere ci mette una vita. Allora, facciamo un altro viaggio. Mi metto qua così, vediamo se posso caricare anche questi. Sì. Gli altri non li carichi? Dai, ce n'è un altro. C'è lo spazio per un altro, ciccio. Vabbè, abbiamo capito. Scarico. Non me lo vuole caricare. Adesso sì. Chiudi. Ok, facciamo un altro viaggio. Uno ha finito. Chi è dei due? Vediamo un po'. Ah no, ha finito il Big M. È velocissimo. Allora, io salvo questo qui. Abbiamo detto che è campo 33. Andiamo a fare anche questo, perché non ce l'ho come campo. No. Campo 33. Salva sul 33 Big M e siamo a posto. Allora, cancello qui, gli dico che tu mi servi sul 10. Ok, no, ho sbagliato. Ho sbagliato.
Ok. Adesso lui va sul 10 e comincia a tagliare l'erba lì e nel frattempo io, questo qua, sta lavorando benissimo. Diamo un'occhiata anche all'altro, vediamo un po' dove è messo. Non tu, no. Tu. Lui sta andando a scaricare. Beh ragazzi, allora con questi che lavorano abbastanza bene, direi che chiudiamo la puntata qui. Vi do appuntamento sempre qui sulla notte di Smash al prossimo video. Un salutone. Ciao.